politica che si dichiari nemica di questi interessi e rappresentante degli interessi popolari. Questa per me è l'unica sinistra che ci interessa. Altre, con i loro scontri di potere che non capisce nessuno, perché poi a me tutta questa categoria di gente che diventa di sinistra quando perde la seggiola, però quando ce l'ha fa solo cose di destra, non mi interessa. Allora, dicevo, la crisi delle banche. Io penso che, come diceva Riccardo, gli italiani hanno capito che un sacco di fregature ci sono state rifilate negli ultimi anni. Non so però, perché nella storia non è mai accaduto spontaneamente, o meglio non sta scritto da nessuna parte che questo malcontento vada verso obiettivi positivi. In Inghilterra la gente era incazzata nei confronti di una politica neoliberista che aveva impoverito la popolazione, e inizialmente si è sfogata con la Brexit, cioè dando retta alla destra e prendendosela con gli immigrati e guardate bene, gli immigrati con cui se la sono presa non erano gli extracomunitari, erano gli italiani e gli europei, perché con Schengen possono entrare in Inghilterra senza problemi e fare concorrenza sul mercato del lavoro. Soltanto quando, grazie alla vittoria di Corbyn, cioè di un compagno che la pensa come noi, uno che dice che è per il socialismo, non che dice io ho fatto più privatizzazioni della Thatcher, come Massimo D'Alema si è sempre mandato, e quando è andato Corbyn e ha imposto la discussione su altri temi, quando è uscito ha detto no, noi vogliamo nazionalizzare le ferrovie e tante altre cose, perché da quando le avete privatizzate spendiamo un sacco di soldi e non funzionano come una volta, noi vogliamo aumentare le tasse ai miliardari perché qui dobbiamo finanziare lo Stato sociale, noi dobbiamo fare questo e ha spostato la discussione su tematiche di sinistra, gli stessi che avevano votato per la Brexit nei ceti popolari si sono spostati e un 20% di voto si è spostato, ma se la sinistra sono quelli che danno i soldi ai banchieri, sono quelli che fanno le leggi a favore di Marchion, sono quelli che fanno le guerre quando vengono ordinate dagli americani, è molto facile che tutta questa rabbia vada in direzioni negative. Io vi ricordo una cosa, noi abbiamo vinto il referendum su un terreno positivo, perché dato che c'era molto malumore nei confronti di Renzi, tanti hanno votato insieme a noi per difendere la Costituzione nata dalla Resistenza. Ma noi non ci dobbiamo autoilludere, perché non è che tutti quelli che hanno votato quel no hanno imparato a memoria i principi fondamentali della Costituzione e saranno sempre con noi. Quella vittoria del no dimostra che è possibile indirizzare, esprimere, riorganizzare il malcontento, la delusione nei confronti della politica rispetto alla crisi che si vive nella nostra società verso obiettivi progressisti. Ma in assenza di un'alternativa credibile di sinistra possono essere benissimo indirizzati molto molto a destra, ed è quello che sta accadendo in questo paese. Quindi credo che le nostre responsabilità in questa fase siano enormi, dico le responsabilità non solo di Rifondazione ma anche delle altre forze della sinistra di alternativa, perché abbiamo, credo, un compito enorme davanti a noi, e cioè dare una prospettiva che ricongiunga i cittadini con le istituzioni democratiche e con la stessa idea di democrazia, perché quando leggiamo persino in Toscana che formazioni come Casa Pound arrivano in un comune all'8%, cioè gente che apertamente dichiara che Adolf Hitler, insomma, era un buon statista e non ha sbagliato quasi nulla, credo che abbiamo tutti da preoccuparci, e questo accade perché appunto troppe cose in questo paese vanno in una direzione sbagliata e non è chiaro un altro punto di vista, o meglio c'è, ma non ha la forza per imporsi nel dibattito, nella discussione, per cui per esempio la maggior parte delle persone a basso reddito in questo paese è convinta che i suoi problemi derivano più che dai banchieri, dagli disgraziati che arrivano con i gommoni in Italia, e questa è una cosa che a noi di sinistra e a noi comunisti non può che preoccupare tantissimo.